il messaggio alla città che ho cercato di esprimere nell'omelia, ma lo farò ancora di più nel pomeriggio, perché il luogo dove andiamo si presta a poter dire qualche altra cosa. Qui mi limito a dire che dobbiamo fare uno sforzo generale, tutte le forze politiche e sociali, le menti più illuminate, per aiutare Catanzaro a ritornare ad essere capoluogo di città, che ha qualcosa da dire alla Calabria e non solo alla Calabria. È il momento dell'aggregazione, è il momento dell'unità, il momento della fraternità. Ognuno metta da parte certi punti di vista e tutti assieme cerchiamo di fare qualcosa. Questo è l'augurio più bello che posso fare nel nome di San Vitaliano. Portare San Vitaliano in tutti i quartieri della città vuole essere innanzitutto una benedizione del Santo, un'invocazione dei fedeli perché ci protegga dalla pandemia e da qualsiasi altra cosa, e l'altro per dire: io Vitaliano vengo in mezzo a voi, uniamoci tutti quanti nel perseguire il bene comune.